Mister Biagione, allora questo pari come lo valuta? Secondo pareggio casalingo, una sua analisi? Beh, come eravamo partiti pensavo che potevamo anche fare il risultato pieno, poi l'episodio del rigore ha un po' cambiato l'aspetto, diciamo, la partita, l'abbiamo riagguantata, però ripeto, come ho detto ai tuoi colleghi, non abbiamo mai rischiato, non abbiamo mai preso un tiro in porta, abbiamo avuto l'opportunità per segnare il gol del 2-1, non ci siamo riusciti, ma noi in questo momento dobbiamo raccogliere tutto quello che è positivo, anche un risultato di un pareggio, perché squadre se non salvare va bene tanto fare il risultato. Ci aspettavamo si osasse di più anche da parte del Manfredonia nel secondo tempo, perché comunque il pari, cioè i tre punti fanno molto di più in classifica. Bene, se vincono tutte le partite a tre punti vince il campionato, però purtroppo ci sono gli avversari sia da una parte che dall'altra, però noi di più potevamo fare, perché tutti gli attaccanti sono tutti tre quasi semi, stavano in campo, non c'erano altre situazioni che potevano dare una scossa offensiva oltre a quello che era in campo. Mister, approfitto per chiederle che cosa succede in vetta alla classifica, lei conosce le romane, il Trastevere si ferma o è la più seria candidata alla vittoria? Beh, a questo punto penso che Trastevere sia candidata alla vittoria come altre due o tre squadre, il campionato ancora è lungo, mi ha sorpreso perché secondo me non era la squadra quella che doveva stare là per organico, però quando fai gruppo, quando le cose ti girano bene, poi l'Appennino viene mangiando e giustamente sta meritando il primo posto. Invece in coda che succede, visto secondo lei? È tutto aperto. È tutto aperto ancora. È tutto aperto, sarà difficile per tutti. Visto, noi ci ricordiamo che non posso non fare la domanda sul Foggia, perché sono troppo vivi i ricordi della nostra mente perché si è giocato a Foggia. Quanto manca da Foggia? No, manco dalla finale, che sono stato quello a vedere la finale, sempre tifoso per Foggia, tutte le squadre che io ho militato, spesso presente quelle più rappresentative come può essere Foggia e qualche altra, ce l'ho sempre nel mio cuore. Grazie, mister. A voi. Grazie.